Buon pomeriggio a tutti e benvenuti di nuovo per una nuova talk online, Law Talks. Oggi insieme a noi abbiamo un ospite illustre anche perché uomo di successo, nonostante la sua giovane età. Sto parlando dell'avvocato Giovanni Montanaro, che è partner di Rödl & Partner, nello specifico nel Dipartimento Litigation. L'avvocato Montanaro si occupa in Rödl & Partner di contenzioso internazionale, questo ecco anche perché diciamo, la nostra talk di oggi verterà sugli avvocati internazionalisti e arbitrati. Difatti, con lo studio Rödl & Partner ha curato pubblicazioni di stampo internazionale attraverso il network Rödl & Partner, tra cui la guida alla tutela del credito nei mercati internazionali, nello specifico le edizioni del 2013, del 2017 e in via di nuova edizione anche quella che sarà del 2021. Entriamo subito nel vivo di questa talk e appunto, come dicevo poco fa, dato che qui con noi c'è un avvocato internazionalista, la curiosità che ci sorge spontanea anche per introdurre un po' quella che è la sua figura e il suo ruolo è capire, magari per chi ancora non lo sapesse, in cosa si differenzia il suo mestiere di avvocato internazionalista rispetto agli avvocati tradizionali che siamo magari più abituati a conoscere tutti. E legato a questo, anche qual è ad oggi in questo settore la situazione attuale rispetto alla gestione del contenzioso nel mondo. Prego, avvocato, a lei la parola. Sì, buongiorno a lei, buongiorno a tutti quelli che ci seguono, grazie dell'invito e diciamo della presentazione un po' pomposa. Io ho cominciato ormai 12-13 anni fa e volevo essere avvocato, dopodiché sin dall'inizio, un po' per formazione universitaria, un po' insomma per vocazione personale, passione per le lingue, per i viaggi, per, come dire, passione quasi culturale. Di diritto comparato mi sono sempre interessato a, diciamo, valutare fattispecie anche in un'ottica internazionale. Ho avuto un maestro, attualmente mio socio a Padova, l'avvocato Bettella, con cui condivido gran parte delle pubblicazioni che lei ha elencato, che dall'inizio, insomma, mi ha dato questa impostazione, impostazione che vuol dire che cosa vuol dire? Vuol dire sempre essere avvocati, ma gestire evidentemente controversie o questioni che hanno delle implicazioni quasi sempre legate al contesto internazionale. Questo vuol dire due cose: maturare personalmente una propria esperienza su, diciamo, la gestione degli strumenti tipici, trattati internazionali, regolamenti dell'Unione Europea, piuttosto che sviluppare poi col tempo expertise magari anche legate a singoli ordinamenti nazionali, per dire la Francia piuttosto che gli Stati Uniti, piuttosto che la Russia, e poi avvalersi attraverso il nostro network di Rödl & Partner, ma anche attraverso collaborazioni, diciamo, con avvocati che proprio fanno contenzioso nei singoli paesi, perché insomma, il contenzioso è un mestiere a sé, diciamo, potenziare e sviluppare la propria attività anche attraverso questi colleghi. E questo cosa significa? Poi che le ragioni della nostra crescita in questi anni sono legate molto a questo, cioè al fatto che in realtà avere questa particolare sensibilità. Che vuol dire di base, diciamo, intravedere problemi, criticità e soluzioni, magari prima di un avvocato tradizionale, ma a partire da temi molto, come dire, anche banali, come può essere, non so, un termine di prescrizione, per arrivare a temi molto complessi, come può essere invece gestioni di finanziamenti internazionali, appalti o operazioni cross-border di M&A. Spesso noi siamo diventati, soprattutto per le imprese, diciamo, italiane, oserei dire un po' di tutta Italia, punti di riferimento proprio per le componenti internazionali. Quindi spesso in realtà non siamo nemmeno in concorrenza o in competizione con avvocati storici che sostengono le nostre imprese, ma anche d'intesa con loro cerchiamo di identificare e risolvere in modo corretto le problematiche che invece hanno proprio uno specifico internazionale. Grazie Giovanni. Detto questo, infatti, Sì, so che prego. mi aveva chiesto un altro pezzo della domanda, ma mi sembrava di essere già andato abbastanza Esatto. lungo. Ci interessava un po' capire qual era ad oggi in questo settore la situazione attuale rispetto alla gestione del contenzioso nel mondo, se poteva darci qualche dettaglio in più.
Ma direi che davvero la nostra esperienza, che va da una causa che stiamo promuovendo in Mali a una causa che abbiamo in Francia, piuttosto che in Inghilterra, piuttosto che in Russia, piuttosto che arbitrati internazionali, London Court of International Arbitration o International Chamber of Commerce, da una parte tutto il mondo è paese, nel senso che c'è stato un generale rallentamento delle attività giudiziali quest'anno. Un po' speculare a quello che è successo in Italia, solo la Germania non ha mai chiuso i tribunali, ma in generale questa situazione ha reso molto difficile, come dire, una gestione efficiente dei procedimenti, soprattutto ordinari. Dall'altra parte, due cose invece di segno maggiormente positivo. Da una parte è il ricorso, direi, a nuovi strumenti e nuove tecniche, a partire, insomma, nuove tecniche, insomma, nuova attenzione a strumenti storici come possono essere le negoziazioni, gli arbitrati, ma anche i procedimenti cautelari che quest'anno sono stati, soprattutto nel momento dei tribunali fermi, lo sanno bene i colleghi che ci seguono, insomma, anche talvolta una chiave di volta per trovare soluzioni a situazioni che viceversa sembravano abbastanza ingessate. E dall'altra parte, come dire, il fatto che ormai non si può comunque prescindere da questo tipo di formazione, o comunque, insomma, ce ne sarà sempre bisogno, perché anche in un anno di evidente rallentamento, diciamo, dei contatti con l'estero, resta che questi sono assolutamente, necessari. È ovvio che, credo, a maggior ragione in una situazione più complicata, l'expertise di cui le dicevo prima diventa decisivo, cioè a maggior ragione in un tempo di vacche magre o comunque di vacche lente, nel senso che, come dire, i tribunali non stanno brillando per efficienza, al di là di chi sia la colpa, è evidente che sapere bene come gestire degli strumenti, possa essere un punto di forza, ovviamente, della nostra clientela. Dall'altra parte, forse spero che sia ormai superfluo nel 2020, però insomma diciamo che da quando io ho cominciato comunque in generale rispetto al contesto globale, c'è sempre da segnalare che permane, soprattutto negli avvocati un po' più di formazione tradizionale che citava lei prima, una specie di fondamentale scetticismo nei confronti della gestione di un contenzioso all'estero, per due ordini di ragioni, forse uno un po' meno, come dire, nobile di capacità di gestirlo personalmente. In secondo luogo, così perché continuiamo a vedere situazioni in cui esistono ancora quelle condizioni generali di vendita col foro esclusivo del Tribunale di Modena, che insomma sono un po' tipiche italiane, che talvolta sono però un grosso ostacolo poi alla gestione vera dei diritti. Quindi, da una parte, bisogna fare, oltre al contenzioso, una opera di prevenzione che nasce a partire dai contratti. Dall'altra, il messaggio, anche in un momento, diciamo, di così difficoltà o perlomeno, insomma, stranezza, sicuramente guardiamo, ecco, al mondo con ottimismo, perché gli strumenti che sono offerti da tanti ordinamenti sono importanti. Facevo prima l'esempio della Germania, insomma, che è il più lampante: quando tutto era fermo qui, lì si poteva tranquillamente andare in causa, e volendo si poteva anche andare in causa tra due società italiane se ci fosse stata per qualche motivo giurisdizione tedesca, insomma. Certo, detto questo, dato che una gran parte dei seguaci, dei follower, degli affezionati allo Talks sono anche sicuramente ragazzi giovani che si approcciano possibilmente proprio in questo momento della loro vita al mondo del lavoro. Secondo lei, quali sono le prospettive al giorno d'oggi per un giovane professionista che magari ha finito di studiare, ha chiuso i libri da poco, anche se in realtà poi non si finisce mai di studiare. Quindi, magari questi giovani che vorrebbero appunto intraprendere la carriera di avvocato internazionalista, e perché dovrebbero o potrebbero prediligerla considerando anche la forte concorrenza presente nel mercato del lavoro odierno? Innanzitutto faccio loro, a chi ci sta seguendo, faccio i miei migliori auguri, ma anche, come dire, spero che loro, come è stato per me, insomma, poi non dico che li invidio, ecco, questo mi sembra eccessivo e un po' retorico, però è anche vero che poi cominciare, capire, appassionarsi a una strada è sempre un momento bello della propria vita. Io credo che di fatto il tema generale è che oggi, ma forse sempre, ma in particolare oggi, insomma, in cui in parte alcune ovviamente possibilità si assottigliano sempre di più, perché è inutile negare che il periodo sia difficile, a maggior ragione per chi si propone di fare la professione ci vuole passione, il che vuol dire bisogna fare quello che piace. Io, come le dicevo, ho cominciato a fare diritto internazionale anche partendo da ambiti pubblicistici, legati talvolta anche a
diritti umani o comunque gestione, diciamo, anche di problematiche complesse di natura pubblicistica, ma perché mi piaceva. Quindi di fatto bisogna fare quello che piace. Certo, farsi appassionare da qualcosa che ha una prospettiva di essere anche remunerativo è un termine banale, ma insomma, come dire, di poter dare delle soddisfazioni, chiaramente può essere un ottimo compromesso. Da questo punto di vista, io devo dire che tutta la mia ancora breve carriera è stata segnata da questo, e quindi confermo, diciamo, che nonostante anch'io abbia cominciato subito dopo la crisi, insomma nel 2008, quindi anche io quando sono entrato vedevo un mercato che si assottigliava, comunque delle occasioni si possono trovare, e credo che l'ambito internazionale sia certamente un ambito tuttora in cui soprattutto i professionisti più giovani possono concorrere con i professionisti più senior, perché alla fine magari l'esperienza di un cassazionista non è certo è superiore alla mia, però è anche vero che 10-15 anni di diritto internazionale non tanti professionisti ce le hanno tuttora in Italia, quindi si può arrivare magari a buoni risultati anche in tempi un po' più rapidi. Dall'altra parte, per esprimere, come dire, anche un ultimo concetto, devo dire la verità che anche in struttura come la nostra, come Rodel & Partner, che sono studi che ormai sono tra i più grossi d'Italia, che un po' abbiamo tutti anche contribuito a far crescere, anche la sola competenza linguistica talvolta davvero fa la differenza, nel senso che di avvocati bravi, e non sono io che, come dire, conosco inglese e francese, insomma anche al di là del tedesco che poi segna la nostra struttura che nasce a Norimberga, diciamo di avvocati bravi che sanno il cinese piuttosto che il russo, piuttosto che l'arabo, vi assicuro che completare quella formazione con quella capacità linguistica significa avere un potenziale accesso a aree di clientela veramente, veramente interessanti, e quindi ci sono spazi importanti. Dopodiché, se uno non ha la passione per studiare il cinese, non può farlo solo per questo, ecco, credo che la passione comunque resti il motore iniziale. Grazie. Un tema sicuramente centrale in quest'ultimo periodo, un po' in tutti i mestieri e sicuramente anche nel suo ruolo, è stato quello della remotizzazione dei processi, di cui inevitabilmente ci siamo trovati quasi, tra virgolette, costretti a parlare, anche per dare delle sorte di insegnamenti, di opinioni, di qualsiasi cosa. E in base a ciò, proprio perché lei è un avvocato giovane e magari riesce ad avere più sott'occhio questa situazione, com'è cambiata secondo lei, alla luce del periodo storico particolarmente drammatico, si può dire, che stiamo vivendo, com'è impattato questa remotizzazione dei processi, ad esempio anche riguardo l'ingresso di nuovi collaboratori in studio? Ha impattato molto. Ha impattato molto perché ha obbligato un po' tutti a ripensarsi a 360 gradi, ha avuto conseguenze profondamente negative, nel senso, ovviamente le conseguenze sono legate a uno stato innegabile di emergenza di questo paese, però come dicevo prima, insomma, il rallentamento dell'attività giudiziale è un tema significativo in questo momento storico, perché insomma, se bisogna poi siamo nell'epoca delle relazioni, ecco, ai nostri clienti, di cosa è stato fatto quest'anno, ora senza colpa di nessuno, però oggettivamente tante volte non si è riusciti ad arrivare a un punto. Innegabili sono anche le questioni positive, perché quello che in maniera un po' retorica mi si permetta di dire è che insomma si parla tanto di digitalizzazione, di trasformazione di processi da remoto, e certamente anche uno studio come il nostro, nel momento in cui è arrivata l'emergenza e quindi un momento un po' di shock, ha resistito, perché era già pronto per una, insomma, aveva il suo piano pandemico, come dire, che non è detto che ci fosse in Italia, ma diciamo molti studi come il nostro avevano già nel cuore la possibilità di gestire da remoto. Però al di là degli strumenti, che è responsabilità direi evidentemente di tutti gli avvocati mettere a disposizione dei professionisti, compresi più junior, perché insomma il portatile personale vale fino a un certo punto, insomma, quando si parla di cose serie e di lavoro di studio, sicuramente la componente umana quest'anno credo che abbia sorpreso tutti, cioè si parla tanto di digitalizzazione, si parla tanto di tecnologia, però alla fine siamo ancora qua con buoni risultati, è perché le persone in un contesto di grande difficoltà, di grande stress, hanno reagito bene. Io quindi, come dire, al di là dei miei collaboratori a cui posso essere più o meno certo, sono molto affezionato, mi devo dire che non devo parlarne bene o male, però intendo dire che evidentemente
quella fiducia che tante volte non si dà o non si dava e che si è dovuta dare per forza, è stata quasi, direi, sempre restituita con gli interessi. Quindi anche il modello, diciamo, di gestione dello studio, di gestione dei collaboratori, probabilmente deve essere ripensato in funzione di una maggiore indipendenza, perché poi dà anche degli ottimi risultati. Quindi quel senso un po' di horror vacui che prendeva un po' i capi quando vedevano i corridoi vuoti, poi alla fine non è stato così. Anzi, strutture anche magari come la nostra, io vengo dalla sede di Padova, che è un po' un punto che raccoglie professionisti anche magari di province diverse, ovviamente anche la qualità della vita personale, in un contesto in cui evidentemente la qualità della vita personale è pessimo quest'anno, però insomma non certo per questo dato, ecco, uno dei pochi dati positivi in un anno pessimo per la qualità della vita. Il grande punto di domanda, da una parte, è sulle scelte strategiche, quindi direi che il problema della remotizzazione è, come dire, per usare un termine inglese, top e bottom, cioè a livello di scelte strategiche, evidentemente anche uno studio come il nostro che ha 25 soci e siamo sicuramente sempre presenti sugli strumenti digitali, però ecco, ho più che, diciamo, del confronto quotidiano con i miei collaboratori, c'è forse più difficoltà a darsi delle linee guida, delle strategie, proprio perché è un momento in cui è difficile, diciamo, fare qualcosa che non sia programmato, ecco, no? Quelle cose che nascono dallo stare insieme, eccetera, spesso sono più legate all'efficienza rispetto al singolo contesto, sono spesso più legate invece magari a scelte strategiche, visione di fondo, di insieme. Per fortuna che ci sono gli strumenti tecnologici comunque, insomma, che hanno ridotto di molto l'impatto di questo. Dall'altra parte è chiaro che un nuovo collaboratore che entra in studio ha una responsabilità ancora maggiore che in passato. È chiaro che, come dire, non è una questione di controllo avere un collaboratore, diciamo, sempre nella stanza davanti, anche perché, insomma, anche i professionisti giravano molto di più, quindi magari adesso comunque vedono i collaboratori giovani di più che in passato, indipendentemente da tutto. Però è chiaro che un ragazzo che entra e sta un giorno in studio e quattro giorni nella stessa identica posizione in cui era quando studiava all'università può essere sicuramente la persona più coscienziosa del mondo, però bisogna trovare un ritmo diverso, perché comunque il linguaggio, la gestione, l'approfondimento, la formazione è quello forse che adesso mi potrebbe preoccupare di più, insomma, ecco. Esatto, poi il contatto umano comunque che cambia, certo si cerca di sopperire con un contatto un po' più digital che possa avvicinarsi un pochino di più al contatto umano, però questo sicuramente è un altro aspetto, un'altra cosa. Quindi mi pare di capire da quello che ha detto lei che secondo lei comunque lo studio, ovviamente essendo uno studio di particolare rilievo, come tutti poi ben sanno, si è rivelato abbastanza pronto a fronteggiare questa nuova e inaspettata situazione. Secondo lei questo, mi pare di aver capito appunto che lei pensa, e mi trova d'accordo, che ci sono stati degli aspetti che poi si sono rilevati positivi. Si parlava tanto di digitalizzazione, però probabilmente questo processo era rallentato. Sicuramente in questi ultimi mesi, quasi in quest'ultimo anno ormai, necessariamente si è dovuta fare di necessità virtù, e quindi ci siamo anche tutti cercati di velocizzare e di fronteggiarlo al meglio. Lei crede che tutto ciò impatterà notevolmente anche nel nostro futuro, cioè nel futuro delle realtà professionali come la sua, ad esempio, e che certe dinamiche digital probabilmente rimarranno, e questo forse potrebbe essere un aspetto positivo per facilitare anche poi la vita di quelli che sono i collaboratori, per facilitare le dinamiche professionali quotidiane che prima vivevamo in un modo diverso e che adesso viviamo un pochino più sotto l'aspetto del digital? Io credo due cose. Allora, da una parte che dire che la nostra professione è la più antica del mondo si potrebbe prestare, come dire, a una serie di equivoci, però in realtà di partenza è così, cioè nel senso gli avvocati sono sempre esistiti, probabilmente esisteranno sempre, anche se insomma, digitalizzazione piuttosto che intelligenza artificiale in qualche modo rivedranno il loro ruolo. Quindi anche nel momento in cui si fa una valutazione di fondo su cosa voglia dire essere avvocati oggi, certo c'è una declinazione rispetto a degli strumenti, però la radice dell'essere avvocato resta la stessa in fondo, resta la stessa la tensione alla difesa dei diritti dei propri clienti, la tensione, come dire, a gestire la professione in un certo modo, secondo i principi
deontologici ed etici, restano delle cose che di fatto non possono evidentemente cambiare. In tutto questo, gli strumenti digitali sono mezzi, sono strumenti che si possono sicuramente utilizzare. Io credo che la digitalizzazione investirà in modo completamente diverso diversi settori e diverse questioni, di settore, ecco, nel senso che io sono veneziano, stamattina si discuteva cosa ne sarà del turismo, probabilmente, insomma, al di là del caso di Venezia specifico, ma insomma credo che il turismo tornerà, perché non si può sostituire, alcune cose che si provano passeggiando per una città con uno strumento digitale. Nel nostro caso, devo dire la verità, che quello che sto vedendo è una maggiore attenzione proprio alla flessibilità, cioè alla possibilità di essere un po' più legati alle esigenze personali di ciascuno dei nostri collaboratori. Scusate. Grazie, trovo sicuramente d'accordo su tutto questo e speriamo che comunque, nonostante il periodo critico, che non sappiamo esattamente quando finirà, possono esserci dei risvolti poi anche positivi per la società. In ultima battuta, dato che appunto prima abbiamo parlato di giovani che possibilmente ci seguono, che ci leggono e che in questo periodo si stanno affacciando al mondo del lavoro, sicuramente, come lei può ben immaginare, perché anche lei poi mi ha detto che si è affacciato al mondo professionale in un periodo per un altro senso, ma comunque particolarmente critico, niente di meno a quello che stiamo vivendo ad oggi. Lei ha da dare magari qualche consiglio, anche appunto secondo le sue credenze, secondo anche un po' quello che poi è stato il suo percorso professionale, a tutta una serie di giovani ragazzi che si stanno affacciando al mondo del lavoro in un periodo che desta particolari preoccupazioni e che porta a credere che non ci siano grandi speranze. Anche appunto dall'alto della sua esperienza e dall'alto del suo successo, nonostante la giovane età. Ma guardi, il successo è sempre una parola comunque difficile da declinare. Sicuramente io dico due cose che forse mi avevano ispirato anche quando avevo cominciato a lavorare 12 anni fa. Da una parte convinzione, dedizione, pazienza, attenzione e anche un po' di chiarezza, nel senso che molti dei talenti che vedo anche io, che magari si propongono a noi, potrebbero fare tutto, come tutte le persone brave, e talvolta non hanno ancora deciso fino in fondo cosa fare. E questo in un mestiere di forte esperienza come è l'avvocatura può talvolta essere un ritardo significativo, e siccome già l'avvocatura è un mestiere di pazienza, perché comunque per arrivare a certe posizioni, ruoli, ci vuole comunque un po' di tempo, è chiaro che, mentre magari è un ottimo magistrato uno che viene da un percorso di avvocatura importante precedente, talvolta non è vero il contrario, nel senso che sono benvenute formazioni universitarie, scuole di professione, ci mancherebbe, però da tante parti fare l'avvocato vuol dire amare fare questo avvocato, quindi fare questo tipo di lavoro. Dall'altra parte io dico anche il contrario, cioè nel senso dico anche che però questa, appunto, perché è una maratona, deve richiedere una certa forma di equilibrio, nel senso che soprattutto quando ho cominciato io e tanti amici che hanno cominciato con me, quelli che hanno avuto più difficoltà non sono magari stati quelli che hanno avuto più successo nell'immediato, nel senso che bisogna trovare un ritmo giusto nel lavoro. Se si vede che il lavoro distrugge completamente la vita privata, si fa anche peggio il lavoro, onestamente. Quindi il consiglio che do io è di avere un po' di indipendenza mentale per avere spirito di sacrificio, certamente, con ragionevolezza, sapendo che non è che si lavora da matti 3 anni e dopo ci si siede. È meglio trovare un ritmo che si riesce a gestire e gestirlo più nel lungo. Da questo punto di vista, poi non ho completato forse la risposta prima, mi è venuto un colpo di tosse, principalmente, però insomma la presenza di strumenti tecnologici sicuramente in questo può aiutare, cioè a livello di due aspetti. Un civilista come me sa benissimo che tante udienze di precisazione delle conclusioni fatte da remoto eviteranno treni all'alba e questioni meno, avvincenti di questo tipo di professione. Dall'altra parte è anche chiaro che si sta creando una tale abitudine, una tale fiducia sulla vita del professionista che ovviamente la possibilità magari appunto di gestire 2 giorni a casa, 3 giorni in studio o viceversa, davvero restituisce anche quello che forse è il, come dire,
la radice della scelta che facciamo noi avvocati, cioè essere sul mercato, quindi essere, come dire, valutati, gestiti dai clienti che si hanno, ma al tempo stesso essere liberi. E quindi di fatto quello che talvolta le nostre strutture fanno un po' fatica a dare, con questo nuovo compromesso del lavoro da remoto, sicuramente potrà essere un elemento di vantaggio anche per chi comincia la professione, insomma. Però non sacrificare mai completamente la vita privata, perché è una scelta che non può durare a lungo. Quindi è meglio partire da, come dire, avendo uno sguardo lungo che non bruciare troppe energie per avere fretta e dopodiché non fare. Grazie, sicuramente queste parole, questi consigli saranno d'aiuto, saranno di supporto a tante persone e noi tutti speriamo che la situazione possa notevolmente migliorare, che appunto, come dicevo prima, riusciamo magari a prendere gli aspetti positivi che comunque non sono da mettere da parte. Se in ultima battuta vuole dire un'ultima cosa, una conclusione per questa interessantissima chiacchierata che abbiamo fatto, le lascio qui minuti di tempo per decidere se rispondere o direttamente per chiudere, possibilmente per darmi la risposta. Ecco, no, allora cercate di diciamo, io credo che sia un momento molto difficile, e dall'altra parte questo momento difficile di per sé implica che ci vuole impegno, ci vuole pazienza. Io francamente li ho anche visti, nel senso che insomma, credo che qualsiasi studio come il nostro abbia inizialmente pensato a proteggere tutti in una situazione in cui anche l'emergenza sanitaria purtroppo non è per niente superata, quindi insomma una delle responsabilità che abbiamo avuto in primis è stata quella di cercare di creare ambienti sicuri, seguendo i DPCM, però talvolta prevenendoli. Dall'altra parte dare una sicurezza, diciamo, economica o comunque di serenità, di prospettiva, che poi si è avverata grazie alla fatica di tutti. Quindi io credo che soprattutto chi ha il privilegio, insomma, di avere delle situazioni certamente meno gravi di altre, insomma, il paese è sicuramente in grosse difficoltà in questo momento, debba cercare di dare il massimo da tutti i punti di vista. Io credo che essere avvocati sia sempre una cosa molto, molto bella e molto utile, ecco. Successo o non successo, credo che appunto sia rispettare le scelte che si fanno e rispettare le come dire, i desideri che si hanno. Non è un momento in cui si fa l'avvocato semplicemente per, diciamo, per avere degli obiettivi che siano diversi da questi. Però se si decide di farlo, di nuovo, visto che abbiamo un po' tarato anche sui professionisti più junior, da una parte appassionarsi a del meglio se, come dire, a delle practice, non abbiamo parlato del tech, che possono essere più interessanti di altre. Dall'altra parte, insomma, ecco, guardare al mondo che è sempre perlomeno interessante, insomma, ripeto, io ritengo che una radice anche culturale del diritto ci sia, e a maggior ragione il diritto internazionale, comparare diversi ordinamenti è profondamente interessante. Esatto, è anche molto stimolante, io credo, nonostante non sia il mio settore, però sicuramente è così. Ci sarebbero tanti altri argomenti da trattare, probabilmente ci sarà modo in futuro di farlo, noi saremmo lieti di ospitarla ancora se lei potesse aver piacere nei prossimi mesi. Intanto saluto lei, avvocato, e grazie per aver partecipato oggi con noi. Saluto tutti coloro che ci hanno seguito in questa talk. Spero che sia, ma sicuramente risultata interessante. E le auguro, già che ci siamo e già che siamo vicini, delle serene festività, perché ce le meritiamo tutti. A tutti voi, buon Natale, grazie a lei. Grazie, buon proseguimento.